microfoni di Arte Live and Sound abbiamo Manuel Frattini, niente po' di meno che Manuel Frattini. Ciao, buongiorno. Reduce dai successi di Priscilla. Dunque, sì. Io ti volevo chiedere, com'è stata la tua esperienza nel ruolo di Bernadette, che nella scorsa edizione era di Marco D'Alberti, mi sembra. Sì, ecco. Sì. Tu come ti sei trovato quest'anno? Per me è stata una sfida bellissima, perché arrivo da un percorso di personaggi totalmente diversi, molto lontani da Bernadette, no? Avendo frequentato tutto il mondo del fiabesco, da Pinocchio, Peter Pan, Aladdin. Quindi è stata una sfida bellissima, stimolantissima ed uno spettacolo meraviglioso, perché io innanzitutto sono stato fan di Priscilla. Quindi da fan a interprete, insomma, cosa chiedere di più? Esperienza bellissima, un gruppo di lavoro meraviglioso. Eravate molto uniti, eh? Molto, molto. Io, Christian Ruiz e Mirko Ranù. Esatto. Che esatto. Poi è stato sostituito, vabbè, per dei problemi, però sì, voglio dire, sì, siete sì, stati sì. Una famiglia. Molto. Abbiamo visto le foto, i video, dai camerini. Sì, siamo molto uniti, molto affiatati. E questo è importante, perché insomma il pubblico poi se ne accorge. Quando c'è questa intesa, insomma, arriva. Arriva. Senti, tu appunto, come hai detto prima, Robin Hood, Pinocchio, Aladdin, io ti ho visto anche in Pinocchio. Quale ruolo ti ha appassionato maggiormente di tutti questi, compreso anche Bernadette? Guarda, è sempre difficile rispondere a una domanda così, perché io dico sempre che il mio percorso è avvenuto sul campo. Quindi il palcoscenico è stata la palestra. E di conseguenza, no, perché io ho iniziato in tempi non sospetti, quindi non c'erano le accademie che preparavano a 360 gradi come ci possono essere ora. Quindi il vantaggio è stato quello di crescere artisticamente sul palco grazie a tutti questi personaggi. Quindi eleggerne uno, faccio il torto ad un altro. In qualche modo sono davvero affezionato a tutti. Posso dirti sicuramente Bernadette ha rappresentato un cambio notevole e Pinocchio, per esempio, lo eleggo, diciamo, il rappresentante di quel genere, è stato una tappa importante, perché per la prima volta un musical italiano varcava i confini, siamo arrivati in Corea, siamo andati a Seoul e soprattutto a Broadway, quindi a New York siamo andati in scena con uno spettacolo italiano. Quindi diciamo che per questi motivi, ma solo per questi motivi, non perché altri valgano meno, direi che Pinocchio è stato un altro titolo importante. Qual è un ruolo che non hai ancora fatto ma ti piacerebbe fare? Visto che tu cambi, sei eclettico proprio, quindi... Guarda, infatti questo Bernadette mi ha stimolato tanto, ma io da sempre dico che c'è un personaggio mitico, conosciuto universalmente, che è Charlie Chaplin. E di lui ci sarebbe così tanto da dire e raccontare che ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Lo dico, nel tempo qualcuno raccoglierà, no? Questa... Qualche musical, sì, certo, un grande, un genio, no. Un genio. Sì. Tanto anche a me. Dunque, ricordiamo che tu hai iniziato la tua carriera in TV come primo ballerino e coreografo in numerose produzioni Rai e Mediaset. Poi ti sei dedicato solo, diciamo, al teatro musicale. Come mai questa scelta? Musical. Guarda, è avvenuta abbastanza, c'è stata una coincidenza bellissima, nel senso che io ho fatto tutta la televisione bella. Posso davvero poter dire di aver fatto la televisione di qualità, dove ancora esisteva il varietà, dove la danza aveva un aspetto importante, personaggi, eccetera. Nel momento in cui è iniziata a cambiare, ma non rinnego nulla di quello che ho fatto, perché ho fatto delle cose bellissime e di grande soddisfazione. Mentre la televisione cambiava in questo genere, è arrivato il teatro. E sono stato fortunato, perché io comunque ho sempre avuto la passione per i musical, ma non c'erano. Quindi la televisione non è stata un ripiego, anzi è stata la passione fortissima che ho avuto da subito. Però ecco, la fortuna ancora più grande è stata quella di, mentre l'interesse in televisione calava perché cambiavano le cose, è arrivato il musical. E quando sono andato lì ho detto, non vi libererete più di me. Basta. E così è stato. Senti, speriamo. Progetti per il futuro, a parte ancora Priscilla, mi sembra. Sì, per ora Priscilla riprenderà nella prossima stagione.
quindi di nuovo al Teatro del Cimborli per quanto riguarda Milano, ma insomma di nuovo in tutta Italia. E per il resto incrociamo le dita, no? Incrociamo le dita. Grazie tante, in bocca al lupo e tanta merda. Viva il lupo, merdissima, che sai come si dice? Fino al collo e attenti all'onda. Grazie.